lettore si sente attratto dal viaggiatore che viene descritto da uno scrittore, perché in quel momento si muove il libro. Essendo il libro un qualcosa di profondamente statico, il muoversi delle parole, il muoversi delle frasi, degli accadimenti fanno sì che il lettore si senta portato a seguire il narratore. È il mio mezzo di trasporto, perché il finestrino di un treno è un viaggio che conduce al viaggio, perché le stazioni sono crocevia, perché il mio modo di viaggiare è sempre zaino in spalla, e quindi sul treno letteralmente butto la mia borsa, salgo su mezzo e scendo per fare le mie avventure che, come sai benissimo, sono rigorosamente a piedi. Sicuramente è il mezzo che più si presta alla lettura, che più si presta alla scrittura, che più si presta alla riflessione. Che i viaggi della vita ci portano anche a rispondere a delle domande, e nella misura in cui rispondiamo alle domande che la vita ci suscita, da lì abbiamo la caratura della nostra umanità. Perché il treno è il mezzo più democratico che la motorizzazione di massa ci ha messo a disposizione, ed è anche trasversale, ovviamente, per questa ragione stessa, alle classi sociali. Il libro sicuramente è uno strumento che ci aiuta nei viaggi. Poi devo dire che la partnership con Trenitalia ci aiuta parecchio anche dal punto di vista logistico. Chiaramente qua al Salone Internazionale del Libro di Torino portiamo molte persone che vengono da fuori. Grazie al treno proprio si arriva in 1:10 dal centro di Milano al Salone, perché abbiamo aperto il varco con la stazione Lingotto, quindi si fa in frettissima, e devo dire che è una gran bella collaborazione.